Il capogruppo in Consiglio regionale di Abruzzo in Comune, Sandro Mariani, denuncia le criticità che le guardie mediche di tutta la regione avranno nel mese di agosto, questo a causa della carenza di personale. Al centro della questione c'è la notizia che in diversi comuni abruzzesi stanno arrivando delle note inviate dalle varie aziende sanitarie, con l'elenco di giorni e turni nei quali le guardie mediche resteranno scoperte. Allucinante la situazione che abbiamo in Abruzzo, è notizia di poco fa, di poche ore fa, che praticamente i sindaci hanno ricevuto una nota da parte dei distretti, da parte della ASL, che comunicava il fatto che le guardie mediche praticamente non saranno disponibili, operative, durante la notte e durante fine settimana. In molti casi si tratta di decine di giornate, la maggior parte a cavallo del Ferragosto e delle settimane centrali del mese, nel corso delle quali non saranno garantiti fondamentali turni di guardia medica in molti comuni abruzzesi, in particolare nelle aree interne e nelle località costiere, con rilevanti ripercussioni per il pronto soccorso dei vari ospedali che già al collasso saranno chiamati ad un ulteriore sovraccarico di lavoro. Il mio invito alla maggioranza, all'assessore della sanità Verì, è quello di convocare velocemente e rapidamente un tavolo, perché non può passare in secondo piano la salute dei nostri concittadini. Quindi richiediamo urgentemente un tavolo per discutere delle gravi questioni sanitarie che stanno accadendo, soprattutto in vista appunto del mese di agosto, dove tutto si sta amplificando e tutto sta peggiorando.